Buongiorno, benvenuti alla testata di martedì 5 maggio. Iniziamo a vedere le notizie che riguardano Bari e provincia. Lo facciamo come sempre con livenetwork.it dalla nostra redazione di IoTV, canale 649 del digitale terrestre. Apriamo con Barletta, con Andrea, maltrattamenti in famiglia, arrestato un trentenne andrese. Dovrà rispondere di reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minacce gravi e tentata estorsione. Altamura, trionfo per l'edizione 2015 di Federicus. Le immagini in questo riquadro, in attesa dei dati ufficiali e delle statistiche, può già definirsi un'edizione straordinaria. Ostuni, intonaco e cemento giù dal tetto della terza D nella scuola di San Giovanni Bosco. A meno di un mese dal cedimento, lo ricordiamo, di parte dell'intonaco in una classe del Pessina, a causa dell'umidità vi è un altro distaccamento all'interno della scuola media San Giovanni Bosco. Passiamo invece a Fasano, le spoglie di Luigi Guanella, santo campione di fede e carità. Tantissimi fedeli tra Corso Garibaldi e Piazza Acciaia ad attendere il profeta e l'apostolo della carità. Terminiamo con Misceglie, sciopero del personale scolastico, la variazione per martedì 5 maggio, quindi per oggi. Refezione scolastica sospesa e attività ordinarie ridotte al terzo circolo didattico San Giovanni Bosco di Misceglie. E con questo è tutto, io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo gli altri appuntamenti sul canale IoTV 649 del Digitale Terrestre e vi do appuntamento domani mattina.